Ciao a tutti. Allora, scorsa settimana sono andato in una fiera di elettronica e ho comprato questa dashcam, camcorder. È una cinesata. Adesso l'apriamo insieme e vediamo cosa iniziamo a trovare nella confezione. Intanto vediamo un attimo le caratteristiche. Andiamo ad aprire la scatola. Allora, intanto questa qui è la dashcam. Andiamo a vedere quello che è. Allora, innanzitutto vedo che c'è solo una porta mini USB, altre porte non ne vedo. Poi ci sono 6 LED infrarossi, tasti, tasto menu, tasto ok e tasto mode. Più ai lati abbiamo tasti freccia destra e freccia sinistra e pulsante di accensione. C'è anche un mini pulsantino per il reset in caso vada in blocco. Qui abbiamo lo schermo, questa qui la porta per quanto riguarda la micro SD. Proviamo ad accendere e vediamo cosa succede. Tengo schiacciato. Mi dice che non c'è la scheda di memoria, andrò a metterla. Adesso rispengo. Questo è il supporto per attaccarlo al vetro. Andiamo avanti con l'unboxing. Ecco, c'è qui dentro. Allora abbiamo un cavetto mini USB. Una ventosa, porta ventosa, un attacco e manuale di istruzioni in lingua inglese e ovviamente anche cinese. A noi interessa la lingua inglese. Questo supportino messo in questa maniera. Ok, allora, andiamo a inserire la micro. Qui accendiamo, e questo è quello che vediamo. Andiamo a vedere il menu. Quindi qualcosa premo pulsante 1. Questa schermata dove noi possiamo decidere la dimensione del video. Abbiamo la facoltà di scegliere da 1080, 720 e VGA. Sarebbe buono. Poi abbiamo la funzione data e ora, che viene sempre impressa nell'immagine.
la funzione di motion detector, a quel punto spento, posso accenderlo e spegnerlo, okay. Posso decidere per quanto tempo il video, dopodiché si azzera e riparte. Posso decidere 1 minuto di video, 3 minuti di video, 5 minuti di video, 10 minuti di video. Io in genere lo lascio a 3, anche perché è più semplice da poter lavorare. Può essere recorder, quindi posso anche decidere se voglio o no l'audio durante la ripresa video. E basta. Questo è per quanto riguarda l'uscita video. Premendo ancora menu, vado all'altra impostazione dove abbiamo, qui c'è scritto formato, ma è la formattazione della micro SD. Possiamo decidere la lingua, vediamo portoghese, spagnolo, inglese, questo penso che siano cinesi. Abbiamo anche la lingua in italiano. Okay. Autospegnimento, se non viene utilizzato, se non filma dopo un minuto, tre minuti, posso decidere se spengo. Valore default, questo è il reset. Frequenza di luce, possiamo decidere da 60 Hz o 50 Hz. Allora, io francamente non ho ben capito che cosa si usa. Dai test che ho fatto non è cambiato niente. Impostazione del tempo, qui vado a mettere la data e l'ora. USB, io qui posso decidere se voglio usare come videocamera, come webcam attaccato al computer, oppure come unità disco, nel senso che posso leggere direttamente i file. E questa è la versione del firmware. Bene, ho attaccato il cavetto di alimentazione. Come potete vedere, a camera spenta c'è un LED rosso acceso che indica che si sta caricando la batteria. Io adesso riaccendo perché andiamo a vedere le altre funzioni che può fare. Oltre alle impostazioni dette in precedenza, andando a premere sul tasto mod, se si vede, io qui posso decidere in questa videata di usarla come fotocamera e quindi posso scattare delle fotografie. Premendo ancora posso usarlo come video, come registratore audio. Non so quale funzione possa avere, posso usarlo come registratore audio che fa vedere il tempo di registrazione, fare fino a 6 ore e 25 minuti. E premendo lo posso utilizzare come visualizzatore di video nel caso io abbia fatto già qualche filmato. Questo posso andare a decidere i video che ho già fatto in precedenza. Premendo ancora mode torno in modalità camera, dove oltre alla data e l'ora indica anche il tempo di registrazione. Altra funzione che ho scoperto: per accendere i LED infrarossi di notte non è in automatico, ma devo premere una volta velocemente il tasto di accensione, e vedete che qui in alto appare il simbolo della luna. Questo vuol dire che per le riprese notturne con LED infrarossi accesi. Come simbologia abbiamo
la batteria, lo stato della batteria. Come dicevo prima, stiamo registrando di notte e di giorno. La qualità video e la registrazione. In questa fase, premendo il tasto OK in basso, riparte la registrazione. C'è il pallino in alto rosso che lampeggia e vedo anche il tempo di registrazione. Per fermarlo schiaccio. C'è da dire che una volta che io inserisco l'alimentazione, in automatico parte la videoregistrazione, e quando l'alimentazione si è tolta, si ferma, dopo 10 secondi si spegne la dashcam. Adesso andiamo fuori e proviamo qualche video e vediamo come registra, in che formato registra. Eccolo qua montato. Questo è quello che si vede. Con la sua ventosa, il cavo di alimentazione, e in questo momento è attaccato all'accendi sigari. Qua fatto qualche video e vediamo un attimo prima dal suo visore. Allora, accendiamo la dashcam, andiamo a premere il tasto mode, ok, andiamo a scegliere un video. Ecco qui, schiaccio il tasto OK. Adesso ve lo faccio vedere dal suo visorino. Dopo lo giro sul video vero e proprio. Questo è per vedere un attimo come si vede il visorino. Basso, come potete vedere, il rosso indica il tempo di registrazione. In alto, qui adesso non si riesce bene a vedere, proprio in alto, poi sopra, se riesco a inquadrarlo meglio, no, lo sfondo di alto, comunque indica il tempo totale del video. Andiamo a vedere come si vede direttamente.
In modalità video, premendo il tasto menu, io posso andare a cancellare il video, bloccarlo, poi qui vedo che c'è anche il menu, il volume, ma ho provato, non ho cambiato nulla. Ripeto, questa è una cinesata, quindi traiamo nelle dovute conclusioni. Delete il menu, okay. Posso decidere se cancellarne uno di video, okay. Concludendo, allora, ho fatto un po' di test, le funzioni vanno bene, quello che mi ha lasciato molto deluso è la qualità dell'immagine, anche perché non è in full HD come scritto qui, la 1080p, ma non è neanche in HD, ma è ancora in formato AVI. Quindi grossissima delusione, però le immagini non si vedono, diciamo che può essere molto di aiuto in caso di sinistro o qualsiasi altra cosa che possa succedere per strada, anche se la qualità, ripeto, non è delle migliori. Tenete conto che io l'ho pagata 10 euro, per cui non mi aspettavo grosse cose. Certo che guardando sui siti internet con tutte le qualità decantate e con costi maggiori, non so, ho i miei dubbi. Ad ogni modo la utilizzerò. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se avete delle domande da farmi fatele pure nei commenti e penso di rispondervi a breve per quello che potuto vedere nell'uso che ne ho fatto fino adesso. Bene, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao.